varie attività, dice testualmente rapporti con enti territoriali, attività economiche per favorire sinergie di sviluppo economiche in ambito commerciale, artigianale e manufatturiero. È tanta roba in questo momento, con la situazione che ci troviamo a essere ora, in piena pandemia, che insomma non parliamo di questo, dai, risparmiamoci un po' queste beghe e queste tristezze. Però l'economia dopo la questione sanitaria va di pari passo, bisogna metterci davvero la testa, perché se no ci troveremo, quando la pandemia sarà finita e speriamo presto e tutti saremo vaccinati, a dover fare i conti con la questione economica, che di conseguenza poi sarà anche una questione sociale, perché è legata a questa, è legata a quell'altra. Se pensiamo che dall'ultimo anno, proprio dall'inizio della pandemia, abbiamo perso circa 1 milione di posti di lavoro, che in Toscana, nonostante tutto, sotto questo punto di vista noi teniamo, perché insomma l'imprenditoria toscana ha dei numeri, insomma sono imprenditori che fanno la differenza su tante cose, specialmente nella piccola e media impresa, e quindi io sono tenuto a espletare questo ruolo. Ho iniziato da poco, perché insomma sono stato nominato il 16 di febbraio, fra prendere possesso, la stanza, insomma tutte le cose, però insomma mi sto dando da fare, perché per esempio lunedì prossimo c'ho 2 o 3 riunioni con aziende, con imprenditori che magari hanno qualcosa da dirci, speriamo qualcosa, certo, di positivo e non di negativo, perché vedi, proprio ieri abbiamo fatto una call proprio su questi temi, sui temi commerciali, artigianali, e il commercio davvero è in ginocchio. Ci sono alcune categorie, se pensiamo ai ristoratori, alle persone del turismo, se alle parrucchiere, se pensiamo alle palestre. Settore, no? Di turismo, poi... tornando proprio anche a Samignato, che comunque è una realtà, no? Che vive anche di turismo, insomma, perlomeno fino ad oggi, insomma, è molto improntata sul turismo, quindi ha particolarmente sofferto. E ti volevo chiedere, Vittorio, perché la piccola e la media impresa, bene o male, per te non è nuova, perché è sempre stato un po' anche un campo dove tu hai lavorato già da sindaco, quindi avevi già una certa esperienza di questo settore. Ora sicuramente stasera parlerete anche dei temi più caldi, quindi quali sono le richieste, le necessità di questo settore, però ecco, che idea ti sei fatto, insomma, come sta, ecco, la piccola e media impresa del territorio? Male. Sta male, sì, perché vedi, se prendi il centro storico di Samignato, che era diventato un gioiello, un gioiellino per venire a fare una passeggiata, al di là dei monumenti storici che sono importanti, della storia, dell'arte, della cultura che esprime Samignato, ma si era trasformata e c'era un sacco di opportunità, come dicevo io, il piacere del buon vivere nel cuore della Toscana, perché c'erano tanti ristorantini, tanti localini che facevano l'eccellenza, insomma, se si pensa a alcuni ristoranti che sono famosi non solo a Samignato e in Toscana, ma direi anche nel resto d'Italia, quindi stanno davvero soffrendo, è vero, ora siamo in zona rossa, si può fare solo l'asporto, però anche quando ci sarà la possibilità, magari piano piano, di lavorare solo a pranzo, ma insomma il lavoro viene dimezzato, il turismo poi chissà quando riapriranno le frontiere per poter ospitare gli stranieri, era gettonatissimo da tedeschi, francesi, americani. Per non parlare degli eventi che si svolgono a Samignato di carattere internazionale, parliamo del tartufo, parliamo anche di altri. È la prima eventi. Volta, è vero, che nel 2020 non è stata fatta la festa nazionale del tartufo bianco, chissà se quest'anno la faranno, magari lo sapranno all'ultimo momento e quindi anche l'organizzazione sarà un po' più difficoltosa, ecco, quindi
è un po' un problema, e io credo che che bisogna vaccinarsi quanto prima. Ci vuole un cambio di passo, perché se non riusciamo a fare l'immunità di gregge, come si dice, diventa davvero un problema. E poi c'è da affrontare anche tutti gli altri problemi di qualche impresa, qualche, come si dice qui da noi in Toscana, qualche serracinesca forse non aprirà più, e quindi ancora problemi su problemi, e quello fa veramente quindi male. Vittorio, ecco, sicuramente il tuo è un incarico di grande responsabilità, non facile, per il quale insomma noi ti auguriamo veramente ti facciamo un grande in bocca al lupo, e i contenuti anche di quello che poi tu andrai a fare, che già stai facendo praticamente, poi verranno trattati ampiamente questa sera su Clevo TV, sul canale 680, da Emilio Chiorazzo, appunto durante la Stanza di Vetro, dove Vittorio Gabanini è ospite. Non perdete la puntata di questa sera, quindi Vittorio, noi ti ringraziamo per essere intervenuto, per averti rivisto, e speriamo insomma di poter, come dire, rivederci presto in presenza, possibilmente. Buona giornata a tutti voi, vi aspettiamo stasera in grazie diretta. Grazie, non perdete l'appuntamento di stasera alle 21:40 su Clevo TV con la Stanza di Vetro. Grazie Vittorio Gabanini, grazie, buona giornata. So